L'annuncio della nascita di Giovanni Battista è un racconto che Luca ci offre in maniera simmetrica, ma anche in una forma di contrasto, se vogliamo, con l'annuncio che l'angelo dà a Maria. Siamo in un villaggio della Galilea, quando l'angelo Gabriele annuncia a Maria. Qui invece il contesto è diverso, siamo nel Tempio di Gerusalemme e c'è un atteggiamento di incredulità riservato al messaggio divino. Non c'è l'accoglienza, ma c'è un rifiuto, una ironia. Eppure il precursore viene annunciato come un evento importante. Non c'è un concepimento virginale, non c'è un concepimento opera dello Spirito Santo, ma c'è una realtà umana che nello stesso tempo viene trasformata in una testimonianza della potenza di Dio. E Giovanni Battista è una figura che dovremmo riscoprire ogni giorno di più, dovremmo tenere sempre presente nel nostro cammino di fede la figura di Giovanni Battista, l'unico di cui celebriamo la nascita e la nascita al cielo. Giovanni Battista è il precursore, il ponte, e attraverso anche il racconto della sua nascita, il Vangelo ci vuole dire anzitutto come Dio sia presente nella storia e la stia indirizzando verso il suo compimento. E lo fa in una maniera discreta. La logica dell'incarnazione, Dio la mette in pratica in tutte le sue opere, in tutto quello che fa, parte dal di dentro. Non trasforma le cose dal di fuori, ma immette nel cuore di ogni uomo, nel cuore della terra, immette il senso delle cose, quella energia propulsiva che ciascuno di noi è chiamato ad accogliere, a fare propria e a testimoniare. È quello che farà Giovanni Battista nel corso della sua vita. È quello che continua a fare ancora oggi come testimone, come grande intercessore della nostra fede per la nostra salvezza.